Sta per avere inizio quello che sarà chiamato il più grande spettacolo sulla neve di tutti i tempi. Sono presenti circa 40.000 spettatori, di cui 25.000 paganti, con un incasso di 75 milioni, più 160 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ormai lo sci, da sport d'élite, è diventato uno degli sport più popolari e più seguito. Solo il calcio riesce a tenergli testa. Quest'anno il grande carrozzone della Coppa del Mondo finisce con uno show. Lo slalom parallelo Made in USA, che se lascia perplessi i tecnici e gli atleti, in compenso piace al pubblico, nuovo e vero protagonista dello spettacolo sci. I riflettori sono tutti puntati su Gustavo Thun. Ma oggi anche il supercampione da solo non potrebbe vincere. E per la prima volta nello sci ci sarà un gioco di squadra. Ma cosa c'è dietro a questa forma di spettacolo? Quali interessi ci sono dietro a questa Coppa del Mondo? Oggi è possibile diventare dei campioni senza l'aiuto dell'industria? Già all'antivigilia ci sono tutti gli elementi per fare del gran finale della Coppa del Mondo un autentico thrilling di massa. Il grande circo bianco è appena arrivato in Val Gardena. In testa alla classifica, con gli stessi punti, ci sono un campione consolidato, Gustavo Thun, e un astro nascente, il giovane svedese Stenmark. Ma oggi, venerdì, con la discesa del Sas Long, la rosa dei candidati potrebbe allargarsi. Il pericolo viene dall'austriaco Franz Klammer. Ai nostri discesisti è stato impartito l'ordine di tirare il più possibile, di gettarsi giù arrischiando il tutto per tutto purché non vinca l'austriaco. Klammer, tranquillo, posa per i fotografi.
come partito. Com'hai per uno? Sì. Così, anche dove c'è il Luciano, adesso è molto rovinata. Quindi cambiare in aria, stare lì anche lì con orecchie, orecchie alte. Tutto è pronto. I cronometri elettronici, che sono in grado di misurare in millesimi di secondo, perché ormai si vince per un battito di ciglia, e gli atleti. Si parte. La terza quando è? All'una? Questa mattina avevate un compito ben preciso: neutralizzare Klammer. Invece mi siete sembrati deconcentrati e il risultato è stato negativo. Perché? Beh, stamattina è l'ultima gara di Coppa e per mille motivi. Fattori personali che praticamente io questa stagione non è che abbia avuto molta fortuna come risultati e quindi cercavo al massimo questo punteggio. E poi c'era il discorso anche di Coppa. Intanto vedete Giuliano Besson in Italia con un intertempo piuttosto alto, 1:28:82, quindi nessuna possibilità per Besson di inserirsi nei primi posti di classifica. Aspettiamo a dire 2:06:73 il tempo di Besson. È successo questo adesso, è successo questo praticamente tutta la stagione. Noi quest'anno abbiamo trovato quasi sempre delle piste molli, neve nuova, neve dolce. E neve in cui la sciolina era determinante. Questa mattina specialmente su una pista del genere la sciolina era importantissima. E purtroppo noi non è che l'abbiamo sbagliata, però gli altri lavorano diversamente a livello di sciolina. Io so che gli svizzeri a inizio stagione non andavano avanti su queste nevi e hanno risolto il problema sciolina a livello scientifico in università. Gli austriaci, anche loro, sono anni e anni. Noi purtroppo andiamo avanti ancora col pentolino, col fornellino e i risultati purtroppo sono questi, oggi la sciolina è determinante. Sì, c'è da dire che l'anno scorso abbiamo trovato le piste dure, ghiacciate, lì effettivamente la sciolina non contava. Invece quest'anno quella neve l'abbiamo mai trovata, abbiamo sempre trovato neve molle. Tempo di Klammer 1:25:12, immediatamente superiore Planck, ma è all'altezza degli svizzeri. Ecco Planck che ha compiuto un errore, ma si è richiamato prontamente. Sì, Herbert sta rischiando tutto per tutto, cioè si è messo in una posizione arretratissima e logicamente prende dei rischi. Lui sa che essendo più leggero di Klammer deve spingere e rischiare al massimo nella parte finale. Ecco Planck sull'addirittura finale al penultimo salto, ora affronta l'ultimo salto. Bellissimo. Molto bene Planck. 2:04:21 per Herbert Planck e quinto fino a questo momento Herbert Planck. Se Klammer avesse avuto la sciolina degli svizzeri oggi avrebbe dato 3 secondi al secondo, sicuramente. Franz Klammer, Austria, il numero uno della sciolina libera, eccolo inquadrato. 1:25:19, miglior tempo intermedio per Franz Klammer, nettamente migliore, oltre un secondo di vantaggio sugli altri. 1:25:12 contro 1:26:47. Attenzione, Franz Klammer inquadrato in questo momento. Beh, indubbiamente la classe ha i suoi diritti e quest'anno ha dominato la stagione ed era giusto e logico che vincesse anche l'ultima gara e che si mettesse in condizione di poter lottare per la Coppa. Ecco Franz Klammer sulla direttiva finale, un tempo eccezionale per l'austriaco, un tempo eccezionale, 57:58:59, 2:01:22, primo Franz Klammer Austria, che ha dimostrato con questa discesa di avere una classe eccezionale.
Cosa si prova a scendere a 120 km orari? Abbiamo fatto un esperimento dando una cinepresa all'ex azzurro Carlo Demez, che per noi scenderà la stessa pista. Puttana! Luciano, quando è che fanno la terza? Passa. 12:30. Al ritiro degli slalomisti, il clima è più disteso, anche se traspare qualche inquietudine e nervosismo. Beh, si può anche. Tutto di modo, di grosso. Prova, tu non... Niente, dentro deciso, quello lì. Io ma qui non arrivo sul salto preciso. Arrivo fuori. No, ma vai qua è giusto, ma basta che fai nel salto tranquillo. Ma poi non guarda che è solo un'idea, perché hai visto ieri pomeriggio che andava benissimo. Prova a te, deciso, eh. Vedi? Oh. Aspettami giù. Ecco. Se mi ferma, devi solo buttare fuori quei 3 o 4, eh. Ieri mi sembra che eri un po' di traverso da quanto mi hai raccontato, eh. Qual è la vostra tecnica domani per questa gara un po' insolita, diciamo? Beh, visto che l'unico che può competere per la Coppa del Mondo è Gustavo Tony, tutti i ragazzi cercheranno di dare una mano a lui, cercando di eliminare gli avversari più pericolosi, se gli capiteranno, e di dare la precedenza se saranno contro. Beh, penso che agonisticamente, cioè per i termini una Coppa del Mondo, per finire una Coppa del Mondo non sia l'ideale, sia stato meglio uno slalom normale, però è stato inserito così nella Coppa del Mondo e così bisogna farlo. Per il pubblico sarà una novità e quindi sarà una cosa divertentissima, penso. Vabbè, senz'altro devo tirare al massimo per andare il più possibile avanti e se incontrerò Klammer o Stenmark dovrò cercare di batterli appunto per far vincere Gustavo, insomma. Beh, io cercherò di eliminare il maggior numero di concorrenti e poi se per caso vado in finale con Gustavo cercherò di dargli una mano, senz'altro. Come d'altra parte fanno gli austriaci con Klammer e quindi è giusto che lo facciamo anche noi. Ecco, c'è una certa tensione? Per me non molto, perché io ormai sono tagliato fuori, di conseguenza penso solo più alla gara di domani come ho sempre fatto le altre gare. Penso che invece Gustavo, Stenmark e Klammer penso che saranno abbastanza nervosi, perché per loro si decide tutta la stagione, di conseguenza saranno nervosi senz'altro. Stanchi senz'altro, dopo tutto l'inverno soprattutto. Il problema è che siamo appena tornati dall'America e abbiamo ancora un po' di difficoltà nel cambiamento del fuso orario. Cioè,
dormire, ma comunque non c'è problema. Lei si sente tranquilla? No, in certo senso sì, perché o va bene o va male. Quello che ho fatto a casa negli ultimi anni, se si parte nervoso allora non è meglio neanche partire, perciò bisogna andare dalla prima prova all'ultima a cercare di fare il meglio, cioè stare tranquillo il più possibile. Per la prima volta, quindi, tutti per uno e uno per tutti. Lo slalom parallelo è un po' un gioco d'azzardo e finisce a far parte del gioco del commissario tecnico e della squadra. Io le chiedo se questo gioco non finisce a far parte anche del lavoro dell'atleta, oppure dietro a questi 22 secondi ci sono una serie di angosce che gli atleti si trascinano sul campo di gara. E dietro i 22 secondi c'è questa serie di angosce, ci sono questi problemi, però per dei ragazzi, prendiamo il caso di Gustavo, è il sesto anno che è sempre al vertice della Coppa del Mondo questo. Primo anno è arrivato terzo, ne ha vinte tre di fila, è arrivato secondo al quinto anno e quest'anno può vincere come può arrivare terzo. Si gioca anche lui molto, gioca se stesso, gioca un record difficilmente ineguagliabile per altri, quindi c'è questa angoscia di dietro le spalle. Purtroppo noi domani ci giochiamo molto, no? Nonostante con la squadra maschile siamo la squadra più forte del mondo, se non vinciamo la Coppa del Mondo magari domani passiamo dei pellegrini e allora il lavoro degli allenatori di Pecede, di Mesa e tutti gli altri allenatori viene sminuito così, perché in 22 secondi magari perché Gustavo becca un grumo di neve e inforca un palo tutto svanisce. Quelli che hanno stabilito il programma della Coppa del Mondo, è chiaro che nessuno aveva pensato neanche lontanamente che la Coppa del Mondo si decidesse nell'ultima gara. Cioè, tutti loro volevano finire questo circo con uno show e vedere se un parallelo potesse attaccare anche in Europa. Se domani non vince Gustavo, lui e anche tutti noi, cioè tutto quello che abbiamo fatto quest'anno, cioè nessuno lo considera o lo considera pochissimo, perché c'è l'opinione pubblica credo che guardi solamente la vittoria della Coppa del Mondo e non per esempio la vittoria della classifica a squadre. Domani tutto il lavoro di anni, perché non è solamente il lavoro di questa stagione, può andare in fumo, il fumo relativo. Noi siamo abbastanza coscienti di quello che abbiamo fatto finora, sappiamo che siamo riusciti a creare le basi per una formazione corale dello sci italiano che non si identifica solamente nei due fuoriclasse che sono Toni e Gross, ma si identifica anche in altri elementi che sono costantemente nelle prime piazze nelle gare mondiali. Eppure per il pubblico, per la stampa, ma soprattutto per l'industria, che è quella che è dietro a noi, che agisce più profondamente in questa situazione, domani ha un'importanza enorme. Non possiamo dire chi se ne frega, vinca uno, vinca l'altro. No, domani noi abbiamo un certo imperativo di dover vincere. Vogliamo vincere e speriamo di poter vincere, perché gli interessi ci sono alle spalle nostre, il giro di miliardi sia nel settore industriale che nel settore turistico pesano. Lei, Zolla, che rappresenta una grossa industria di materiali sciistici, pensa che sia importante che la squadra azzurra conservi la Coppa del Mondo? C'è un mondo particolare che gira, ci sono gli skimen, ci sono le industrie che si occupano da anni di portare la nazionale italiana a un determinato livello e soprattutto di portare, oltre che la nazionale italiana, anche le vendite dei loro materiali appunto con queste vittorie a determinati livelli. La sua industria che cosa fa ogni anno per migliorare i materiali? Beh, c'è una ricerca continua con dei grossi investimenti proprio in questo settore. Partono dallo sci del campione
per riuscire a portare al livello dell'utilizzatore della domenica, diciamo così, un prodotto che dia un affidamento migliore. Naturalmente si provano materiali nuovi, nuove leghe metalliche, nuovi derivati dalle plastiche, dalle fibre di vetro. C'è una ricerca a livello chimico, a livello di ingegneria per la costruzione e l'assemblaggio di questi materiali. È una ricerca abbastanza importante e che porta indubbiamente dei risultati. Noi vediamo che di anno in anno i tempi sulle piste si abbassano, questo è dovuto in buona parte alla preparazione dei corridori che si specializza sempre più, in buona parte anche proprio ai materiali che vengono continuamente migliorati. Ecco, che differenza c'è sciare oggi, sciare quando le faceva le gare? Enorme, io direi c'è un salto di non di 10 anni ma un salto di 50 anni proprio nella tecnologia, cioè le industrie allora erano delle industrie a livello artigianale, oggi le industrie sono delle industrie, hanno proprio dei laboratori di ricerca e mettono a disposizione proprio dei mezzi per poter migliorare la tecnica delle sciature. Ricordo quando correvo io per esempio gli scarponi, noi in azioni di gara alle volte andavamo sulle code, no? come si vede spesso fare oggi per aumentare la velocità. Lo potevamo fare per pochi secondi perché non avevamo un appoggio posteriore come esiste oggi sui scarponi con questi spoiler. Gli spoiler aiutano il corridore a riprendersi da posizioni che per una volta sarebbe stato impossibile riprendersi, sarebbe caduti e caduti con grave conseguenze perché a quel punto lì non sarebbero scattati gli attacchi che oggi scattano. Radelli, lei è uno ski man, un uomo che si occupa di sci. Crede che oggi uno sciatore senza un'industria alle spalle, a un'equipe, possa diventare un campione? No, assolutamente, assolutamente. Questo è da escludere sotto tutti i punti di vista, perché si vedono adesso ormai si è raggiunto un livello tecnico di preparazione, di assistenza e sono cose meno io penso che il pubblico, il grosso pubblico non se ne renda veramente conto proprio cosa si riesce a fare dietro le quinte, cosa si deve fare per riuscire a raggiungere questi. I colò, i monti che partivano un po' così. Sì, adesso sarebbero ancora forse dei più super campioni, perché loro sono sempre stati dei super campioni veramente, sarebbero ancora tutt'oggi. Però loro nelle loro condizioni, i nostri nelle nostre condizioni non avrebbero forse potuto competere. Questa è la discesa di Colò nel 1952, quando vinse ad Oslo la medaglia d'oro per la discesa libera. Forse c'è meno tecnologia, ma certamente più sport. Siamo arrivati al gran momento. La tensione cresce. Chi vincerà dei tre? Oltre all'incertezza,
A rendere più eccitante l'attesa della prova finale c'è la sua stessa caratteristica. Stavolta gli atleti si misureranno non contro il tempo, ma direttamente fra loro, fianco a fianco, superando salti artificiali alti 90 centimetri. Chi taglia prima il traguardo elimina l'avversario. Tutto qui sei impegnato, eh? E qua chi vince già adesso? Secondo te? Dura. Molto bene Stanley. Sì, no? Anch'io ho visto lui. Molto. No, come Gustavo, come l'hai visto? L'hai visto top non so, stage? Non l'ho visto, no, è molto deconcentrato. Sì? Tanto adesso fa un po' di clamor, quindi... Sì, questo gli dà già un po' di... A sinistra Stenmark, a destra Pakleida, Polonia. È partito Stenmark molto bene, Pakleida però non è stato da meno. È in testa addirittura Pakleida, è in testa Pakleida di 111 millesimi. Attenzione, Stenmark ha recuperato molto bene. Stenmark è eliminato, Stenmark è eliminato, però è passato lo stesso nel percorso. Pakleida ha tagliato il traguardo, Stenmark è eliminato. Vi dico una cosa, venendo qua dalla stradina sono caduto. È caduto Stenmark. Sono caduto tre volte quest'anno. Agarri, a Meser. Sei caduto oggi? Sì. Sono caduto là. Gustavo ha sempre corso con via Frani, è sempre venuto giù ad Asa. E quindi non avevo provato la pista. Adesso entriamo nel vivo della gara perché si stanno disputando i posti dal primo al quarto. Attenzione. Attenzione. Partiti. Tony a sinistra. Buona la partenza di Gustavo. Tresci a destra. Tony nettamente in vantaggio. Sta attaccando col suo stile caratteristico al salto. L'ha superato molto bene. Ha mezzo secondo di vantaggio su Tresci, che sta tentando del tutto per tutto. Tony sempre controllato. Quella è la famosa porta di Stenmark. Tony sempre in testa. Ha perso qualcosa. Tresci recupera, mantiene in testa e vince per 675 millesimi secondo. Ecco, vorrei riassumere la situazione. Nella prima prova Stenmark, come avrete visto, ha inforcato una porta e secondo gli spettatori è rimasto squalificato. Secondo i giudici invece il passaggio di porta è stato considerato regolare. Quindi Stenmark è stato riammesso. Eccoli i partiti, Stenmark a destra, Radici a sinistra, al salto sono pressoché in parità, al secondo salto anche, mi sembra leggermente in vantaggio, difatti Stenmark è in vantaggio di 83 millesimi, Radici sta recuperando tra il tifo eccezionale della folla, ah peccato, anche Radici per forzare troppo è stato costretto a uscire di pista. Vediamo a rallenti l'errore di Radici. Riesci a vedere nel tuo monitor, Coppi? Ecco, sì, qua è leggermente avanti, vedi che è molto sul palo. Ecco, a questo c'è ghiaccio punto, vivo lì, c'è ghiaccio vivo. A questo punto nella stessa porta di Stenmark è andato un po' basso, quindi ha perduto la linea, ha cercato di stringere sul palo, qui era quasi ripreso, ecco, qui era quasi in linea, però come vedi ha stretto troppo la curva e non ha fatto in tempo a riprendere la linea. Uscì interno, ha preso il palo della porta e si è sbilanciato. Quindi gran finale tra Tony e Stenmark che vedremo fra poco.
Ecco. Partiti. Partiti. E Toni è in vantaggio. Toni in netto vantaggio, Toni in netto vantaggio. Vediamo al salto, molto bene Toni, 149 a suo vantaggio. Adesso affronta la parte più difficile del percorso, attenzione, attenzione, Stenmark recupera, Stenmark ha recuperato, niente da fare per Stenmark, Toni ha vinto la Coppa del Mondo, Toni ha vinto la Coppa del Mondo. Toni sale sul podio, ma come si sa per gli sport invernali, il piedistallo su cui si sale è di ghiaccio e prima o poi si scioglierà. Allora, che ne sarà di questo ragazzo appena ventenne, oggi tanto acclamato dalla folla?